Questa è una di quelle storie che mettono a dura prova anche la mente più aperta. Siamo in Russia, nell'estate del 1996. Un'anziana signora di nome Tamara Prosvirina, residente al villaggio di Kistim, stava facendo una passeggiata serale vicino al bosco e fu proprio dalla vegetazione che giunsero strani versi. Incuriosita, la donna si avvicinò. Quel che vide avrebbe indotto molti a fuggire. Ma Tamara, invece, si comportò diversamente. Raccolse quella strana creatura grigia e umanoide, non più alta di 25 centimetri, e la portò a casa propria. L'accudì con fare materno, dandogli persino un nome: Aleshenka. L'essere venne mostrato a due persone, la nuora di Tamara e un certo Vladimir Nurdinov. Pochi giorni dopo tale scoperta, accadde una tragedia. Tamara venne ricoverata forzatamente in un ospedale psichiatrico e a nulla valse spiegare ai dottori che, senza le sue cure, Aleshenka sarebbe morto. Ovviamente, i medici pensarono che la creatura fosse un parto della mente incrinata dell'anziana. Senza nutrimento, il piccolo essere morì. Fu Nurdinov a recarsi a casa di Tamara, portando via il cadavere ormai mummificato del minuscolo umanoide. Ma le vicissitudini che coinvolsero tale incredibile reperto non si conclusero così banalmente. Un poliziotto locale di nome Bendlin, recatosi a casa di Nurdinov perché sospettava che quest'ultimo avesse commesso un furto, scoprì quella strana mummia e avviò un'inchiesta a riguardo, dando origine al caso mediatico. La salma di Aleshenka venne sottoposta a numerosi esami e test medici per venire a capo della sua natura, ma non ci furono responsi univoci. Alcuni affermarono che si trattasse di una forma di vita non umana, altri che fosse un feto abortito, altri ancora che probabilmente fosse di un bambino mutante, tragica conseguenza di un disastro nucleare avvenuto in città nel 1957. Certamente, con le moderne tecnologie, il mistero che avvolge tale reperto potrebbe essere presto svelato, non fosse per un particolare. Il corpicino essiccato di Aleshenka sparì e lo fece in un modo molto inquietante. All'epoca dei fatti, il reperto era sotto la custodia di Galina Semenkova, capo della Star Academy UFO Contact in Zolotov Method. Mentre si trovava a Tokyo per seguire un seminario, Galina fu fermata niente meno che da un disco volante. A suo dire, gli alieni che ne scesero rubarono Aleshenka. Tuttavia, alcuni affermarono che in realtà l'enigmatica mummia venne prelevata dall'esercito russo per insabbiare il caso. La vicenda si concluse definitivamente in modo drammatico e inquietante nel 1999, quando alcuni giornalisti di un'emittente giapponese decisero di intervistare Tamara Prosvirina, la quale era ancora internata nell'ospedale psichiatrico. Il 5 agosto, ovvero pochi giorni prima dell'intervista, in circostanze mai chiarite, l'anziana riuscì a evadere dall'istituto, ma la sua fuga durò poco. Venne investita da un'automobile e morì. Come vedete, la storia è piuttosto inverosimile, ma ammettendo la bontà della sua sostanza, ovvero partendo dal presupposto che i suoi personaggi siano veri e che un'anziana donna di nome Tamara Prosvirina abbia effettivamente rinvenuto qualcosa di inconsueto nel bosco, ecco le possibili conclusioni. I teorici del complotto e i sostenitori dell'esistenza di forme di vita extraterrestre sono propensi a credere che Aleshenka fosse effettivamente l'esponente di un popolo alieno, forse un bambino o persino un neonato. Tale tesi si fondò da quando venne esposto da Stanislav Samoshkin, capo del Dipartimento di Anatomia Patologica dell'ospedale di Kistim, secondo il quale il cadavere non apparteneva a un essere umano, opinione condivisa dalla scienziata Lyubov Romanova. Di tutt'altro avviso fu il dottor Igor Ushkov, urologo dell'ospedale, che fu il primo medico ad approcciarsi al reperto. Stando al suo responso, Aleshenka era un normalissimo feto abortito di 20 settimane. Un'ostetrica confermò questa tesi. Ovviamente, ciò colliderebbe con il racconto di Tamara, la quale affermò di aver convissuto per un breve periodo di tempo con la creatura. Considerando però che l'anziana venne poi internata in un istituto di igiene mentale, è difficile stabilire cosa sia reale e cosa sia allucinazione. Tuttavia, resta un quesito inappagato. Se di feto si tratta, come fece la donna a entrarne in possesso? E a chi apparteneva? Non mancarono coloro che diedero credito al fatto
che Alyshenka appartenesse a una qualche comunità di umani mutanti sviluppatasi dopo l'incidente del 57, afflitti da gravi malformazioni congenite a causa dell'esposizione alle radiazioni. La tesi che va per la maggiore è che l'intera faccenda sia una montatura e che Alyshenka non sia neppure un feto, bensì un modellino di materiale plastico e resina appartenente a un collezionista. Altri ancora, pur negando la tesi extraterrestre, sono propensi a credere che Alyshenka fosse effettivamente di materia organica, con caratteristiche assimilabili a un'altra controversa mummia, ovvero Ata, una salma minuscola scoperta nel deserto di Atacama, anch'essa ritenuta di origine extraterrestre da alcuni ufologi. In realtà, gli esami stabilirono che Ata sia un feto abortito affetto da ossicefalia, una malformazione delle ossa craniche. È quasi certo che Alyshenka abbia sofferto della medesima patologia. A ogni modo, il dibattito resta aperto e i dati vengono continuamente interpretati nelle maniere più varie, dando origine alle teorie più disparate, anche in relazione agli strani avvenimenti che fanno da contorno a tale storia. Mistificazione elaborata? Feto umano afflitto da malformazioni? Essere di un altro pianeta? A voi la scelta.